Buonasera a tutti, buonasera. E oggi iniziamo la metà settimana, fine settimana, con un ospite che tra poco vi presento. Intanto io sono, per chi non ci segue, non ci ha ancora seguito questa sera, sono Elisa De Angeli di Lovely Pet Boutique, toelettatrice, amante degli animali. E niente, vi presento subito l'ospite che non vedo l'ora di farvelo conoscere. Tra l'altro è stato anche un mio maestro di diversi corsi. Di diversi corsi, e scusate, è saltata la linea. E niente, ve lo presento subito. Fabio Brandi, Ce toelettatore nostro, l'abbiamo allevatore fatta. di Kennel. Ci è saltato tutte e due la linea. Una rubrica al cardiopalma, se sopravviviamo, insomma, è già una grande cosa. Ciao Fabio, grazie mille per aver partecipato. Sono contentissima, onorata. Grazie a te, grazie per l'invito e grazie soprattutto, insomma, per darmi la possibilità di parlare di questo piccolo cagnolino, sperando, insomma, di poter fare un piccolo riassunto che paradossalmente è super conosciuto, ma allo stesso tempo sconosciuto, sia Giusto. dal punto di vista di toelettatura, sia dal punto di Aspetta vista che... di cane da casa fondamentalmente, quindi insomma. Un grande cane, un piccolo cane da un grande carattere, possiamo dire. Esatto, io dico sempre un cane grande dentro un cane piccolo. Vero. Sono Comunque, pestiferi. il cane è Vai. il Jack Russell Terrier. Esatto, sì. Non avesse letto il titolo, stasera parliamo di Jack Russell Terrier, dell'allevamento appunto di Fabio Brandi Mare Dolce Kennel. Allora, Fabio, la prima domanda che ti voglio fare è: perché hai Vai. scelto Jack Allora, intanto l'allevamento io ce l'ho insieme a Massimiliano, che è il mio compagno. In realtà tutto parte da lui, perché tantissimi anni fa ha visto per la prima volta un Jack Russell a Londra, in Inghilterra, e da lì si è innamorato di questo cane. Abbiamo, insomma, fatto la nostra ricerca per comprare il primo cagnolino, ma paradossalmente non riuscivamo a trovare nulla. E il nostro primo cane, un Jack Russell a pelo corto, l'abbiamo comprato su Subito ed è costato 100 euro. Ci credo, grandi. Giuro. Non Fra ce l'ho l'altro, appunto. esatto, fra l'altro ce l'ho proprio qui perché ora ha 12 anni. E quindi diciamo ci siamo innamorati di questa razza fondamentalmente, anche se ovviamente comprandolo su Subito non era un cane selezionato né per carattere né per tipicità, quindi a grandi linee rappresentava Fosse il un Jack. Jack, esatto. Esatto, sì, a grandi linee rappresentava un Jack Russell, però in realtà poi di Jack Russell aveva poco. Insomma, morale della favola, alla fine poi abbiamo trovato un allevamento che selezionava appunto Jack Russell a pelo ruvido e lì abbiamo comprato la nostra prima femmina, Amy. E da lì, ovviamente, completamente estranei, completamente vuoti fondamentalmente, ci siamo avvicinati al mondo delle esposizioni. Io già facevo il toelettatore, quindi insomma anche lì cominciai a cimentarmi su quello che era la toelettatura e ci si è aperto un mondo. Poi ovviamente è venuto il primo accoppiamento, poi è venuto il secondo accoppiamento, poi ne abbiamo tenuto uno, poi due, poi tre, poi quattro e poi ora. E poi alla fine sono miei punto, faccio qualcosa di mio punto. Esatto, è stata la fine fondamentalmente. Oggi ne abbiamo sei. Il nostro è un allevamento, in realtà non ci piace chiamarci allevatori o allevamento. Io dico sempre, per noi i nostri cani sono diamanti, sono delle perle. Bello. Ovviamente abbiamo il nostro lavoro, quindi li abbiamo realmente per passione, facciamo poche cucciolate durante l'anno e spesso e volentieri li teniamo tutti. E quindi.
E quindi al massimo li diamo tra parenti, amici, clienti, insomma, cerchiamo di tenerli Rimangono tutti un po' proprio sotto vicini. controllo. Esatto, sì, esatto. E Grazie. quindi ci siamo ritrovati così con questi piccoli adorabili mostriciattoli, fondamentalmente. Grazie. Grandi, bravissimi. Allora, cosa ti chiedo? Il carattere, che carattere hanno per chi non lo conoscesse? Sì, allora sfatiamo il mito che sono dei cani che distruggono, dei cani nevrotici, dei cani pericolosi, dei cani che abbaiano, dei cani iperstressati. Ovviamente tutto questo succede nel momento in cui non c'è una selezione. Sappiamo benissimo che quando si parla di allevamento si parla di selezione, la selezione prevede carattere e tipicità. Ovviamente sono dei cani da caccia, ciò significa che comunque geneticamente nella loro mappa mentale sono dei cani da lavoro, ciò significa che sono dei cani molto attivi che devono essere stimolati quotidianamente e soprattutto hanno bisogno di tenersi occupati fondamentalmente. Perché se tutto questo viene meno, che è la componente della razza fondamentalmente, è ovvio che l'animale può andare in stress e quindi di conseguenza, se vive solo ed esclusivamente dentro casa, può sfociare in atteggiamenti spiacevoli, quali possono essere, che ne so, il fatto che si lecca piuttosto che distrugge, piuttosto che fa dispetti, ma fondamentalmente per noia. È un cane buono, è un cane versatile, nel senso che io dico sempre, sono dei cani che riescono a essere stupidi, coraggiosi, paurosi, putridi, perché li metti su un divano e là stanno, e allo stesso tempo possono essere spietati, abili cacciatori e anche abbastanza pericolosi se gli si dà la possibilità di poter cacciare. È un cane versatile, è un cane che va bene per le famiglie, è un cane che va bene per i bambini, è un cane che va bene per l'appartamento, però ovviamente è un cane che necessita di passeggiate, necessita di un campo, di organizzare delle giornate. Normalmente io consiglio sempre per i pet di organizzarsi, non lo so, fare le puppy class piuttosto che agility, piuttosto che qualche cosa appunto che li stimoli e che li tenga occupati mentalmente. E se si riesce ad organizzare tutto questo, è un cane meraviglioso. Io ne ho sei dentro casa. E se non fosse Quindi perché li vedo, potrei dire che non li ho. Non hanno mai distrutto nulla e non sono per niente casinisti. Ovviamente, essendo dei cani da caccia, sono dei cani che hanno bisogno delle regole ferree. E questo è fondamentale, nel senso loro mangiano sempre allo stesso orario, la notte dormono nel trasportino, durante il giorno vengono in intolettatura con me, se non vengono in intolettatura con me stanno nei box. Ovviamente dare ad un animale delle regole, ad un'impostazione giornaliera ti aiuta tantissimo nella gestione. Quello che dico sempre io è quando si prende un cane, ma qualsiasi cane, non per forza un Jack Russell, inizialmente dategli sempre 15-20 giorni di tolleranza e poi soprattutto evitate di dare all'animale a disposizione tutta la casa subito. È sempre preferibile delimitare le zone, piuttosto, cioè la zona notte piuttosto che la zona cibo, piuttosto che la zona gioco, limitare l'accesso in alcune stanze. Questo fino a quando il cane non capisce quello che può fare, quello che non può fare e quando invece gli viene permesso. è vero. Quindi bisogna sempre conoscere la razza. E purtroppo il Jack Russell è un cane semplice dal punto di vista di riproduzione, è un cane che spesso e volentieri viene utilizzato per pubblicità piuttosto che film, piuttosto che campagne appunto pubblicitarie. Tipo come da fonti. Esatto, sì, o peggio ancora il film The Mask, no? E quindi ovviamente nell'immaginario la gente cosa fa? Magari vede il film The Mask, compra un Jack Russell, così come vede Chico, compra una Akita. Ovviamente non comprate il cane del film, ma comprate un cane che nella maggior parte dei casi rischia di essere una maledizione per 10 anni. Esatto. Quindi io dico sempre, innanzitutto c'è un cane per ogni
profilo, perché non è perché tu lo vedi, ti piace e allora va bene per te. È Bravo. ovvio che il Jack Russell è un cane impegnativo, nel senso che ti chiede tanto e soprattutto quello che ti chiede è di lavorare. Sono dei cani che devono lavorare, se non lavorano ovviamente si autodistruggono, Annoiano. si annoiano, quindi si cominciano a leccare, si cominciano a ferire, cominciano a mostrare segni di insofferenza. Perché ovviamente la natura non è, cioè, non è un cane da compagnia, si presta a fare il cane da compagnia, ma comunque è un cane da caccia. Quindi, indipendentemente dalla razza, quando uno decide di prendere un cane, è sempre preferibile documentarsi. Noi, ad esempio, quelle poche volte che abbiamo avuto le cucciolate, magari la gente ha chiamato: ah, avete cuccioli, mi serve per il bambino. Già quando l'approccio è mi serve per il bambino, ovviamente io già lo escludo a monte, perché prendere un cane perché ti serve per il bambino, Ma anche no. anche no, esatto. Specialmente se parliamo di un Jack Russell, quindi insomma sotto questo punto di vista noi siamo molto, 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 molto pignoli, No, ma molto esigenti. giusto trovare rigidità in queste cose, perché comunque questo fa anche l'allevatore, cioè non è che io Sì. faccio cucciolate per sbolognarli, punto, faccio cucciolate perché il giorno che dovrò Certo. dare qualcuno so a chi li do, so come li do, io ho delle regole, queste regole vanno rispettate, ma questo perché dà anche Certo. un valore a questo animale, a questo Jack Russell, a questo cane, perché Assolutamente. sarebbe cagnari, capisci? Che purtroppo ne è pieno il mondo. Sì, ha voglia. Guarda, io dico sempre che al mondo ci sono gli allevatori e ci sono i cagnari, no? Poi ci sono i toilettatori e poi ci sono i lavacani. Io, ad esempio, un'altra mia passione, allevo diamanti di Gould, che sono degli esotici, no? E anche lì ci sono gli allevatori, ma ci sono gli uccellari, che sono quelli che, ovviamente. Una produzione di uccelli a non finire e chi se ne frega Esatto. per Ovviamente, sì. Capisci bene che nel mondo, no, quando tu lavori per quantità, ovviamente non puoi dare un servizio di qualità. È un po' come la toilettatura professionale. Una toilettatura professionale lavora per qualità, non lavora per quantità. Noi non facciamo 40 cani al giorno. Ci sono toilettature che ne fanno 40. È ovvio che se tu fai un lavoro professionale hai bisogno di farlo per qualità, e la qualità ti chiede tempo, ti chiede un determinato prodotto e quindi di conseguenza poi un risultato. In termini di allevamento è la stessa cosa, tutti i nostri cani sono selezionati per quanto riguarda le malattie congenite, genetiche ed ereditarie specifiche del Jack Russell. Ciò significa che a monte c'è uno studio che mi dà la possibilità di mettere al mondo dei soggetti che magari non sono dei quality show, nel senso non sono cani di esposizione, sono dei pet, ma sono dei cani sani. E soprattutto Sicuramente. selezionati per carattere e tipicità. Ciò significa che se tu prendi 10 Jack Russell, caratterialmente saranno uguali, morfologicamente saranno uguali, e si cerca ovviamente di rispettare quanto più possibile lo standard. Se tu invece hai 20 fattrici, 20 cucciolate l'anno, è ovvio che lavorando di quantità qualche cosa deve per forza venire meno, perché è inutile che facciamo il giro largo. Purtroppo è così. Se vuoi lavorare bene, vuoi avere un prodotto buono, un servizio buono, piuttosto che un cane buono, devo dire che i sacrifici sono indirettamente proporzionali, nel senso che se io penso a quanto spendiamo per questi cani e quanto entra, Esatto. cioè, no. Già perso in partenza, possiamo Esatto. dire. Esatto. Quindi è ovvio, lo facciamo solo esclusivamente per passione, ci piace, ci fanno stare bene, lo possiamo fare, lo vogliamo fare e via. Ma se fosse un lavoro, non ci puoi Faresti neanche vivere. il tuo Ah, sì. elettatore. Faresti quello, punto e basta, perché ne avresti fin sopra i capelli. Esatto. Quindi, nel senso, la vostra è proprio passione, proprio Sì, amore, nel sì. senso. Sì, croce e delizia. Esatto.
Allora, invece, per quanto riguarda la salute, come cani? Sì. Allora, sono dei cani molto, molto, molto resistenti, sono dei cani molto rustici. Considera che il Jack Russell nasce come cane da caccia. E in tempi, diciamo, non sospetti, veniva utilizzato nelle stalle per la caccia ai topi. Quindi, sotto questo punto di vista, sono dei cani molto rustici, molto forti, difficilmente si ammalano. E si adattano tranquillamente sia alla vita esterna sia alla vita interna. E quando parlo di vita esterna parlo di pioggia, grandine, neve, fanghi, burroni, insomma, io ne ho viste di cotte e di crude con i miei. E il problema sta nel momento in cui tu li selezioni, ovviamente ci sono delle patologie specifiche di razza che, se non si sta attenti, possono creare dei problemi, quale ad esempio, che ne so. La rotula piuttosto che gli occhi, il cristallino e altre malattie che possono essere, che ne so, magari una cardiopatia piuttosto che altro. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista, se uno parte a monte con un soggetto sano, in realtà sono dei cani molto, molto, molto forti. Tu considera che il mio primo Jack Russell, che ha 12 anni, è da 7 anni che è l'esmaniotico, 7 anni. Madonna. Lui prende solamente una pillolina al giorno, ma se tu lo vedi è perfetto, è una roccia. Comunque hanno un sistema immunitario molto forte. Sì, sono dei cani molto, molto, molto resistenti. Difficile, è veramente Robusto. difficile. Sì, è veramente difficile che li trovo che stanno male, nel senso che ne so. Magari lunedì mattina vomitano e lunedì sera già sono perfetti. Se non anche dopo qualche ora. Sì, diversamente un maltesino, se lo trovi che vomiti, la sera già è ricoverato con le flebo, disidratato, morto. Ovviamente sono dei cani rustici, quindi sono dei cani molto, molto, molto robusti, veramente. Io devo dire, fino ad oggi non abbiamo mai avuto problemi di salute con nessuno. Non, è un cane che sotto questo punto di vista non dà problemi, nel senso che il veterinario lo vede poche Una volta volte. quando, esatto, per i vaccini, se deve fare i vaccini. Esatto. Sì. Allora, aspetta che abbiamo già un'affermazione a qualcosa. Martina Giulia Biancheri scrive: esatto, i miei Jack Russell Terrier che ho allevato ho dovuto sterilizzare perché hanno la malattia genetica degli occhi. Sì. Questo ovviamente quando io parlo di test, no? Ad esempio, i nostri cani sono tutti testati, quindi le oculopatie, le displasie, le anche, le rotule. È ovvio che dei soggetti sani testati non escludono la possibilità di mettere al mondo dei soggetti con una patologia, ma di sicuro al 99,9% eviti di avere questo problema. Anche perché quando tu hai genitori esenti da malattie, noi ad esempio abbiamo fatto i test a tutti i cuccioli di una cucciolata e sono tutti puliti. Ciò significa che la generazione precedente era pulita, quella precedente era pulita, questa è pulita, l'altra ovviamente lavori più tranquillo, perché poi purtroppo cosa succede? Esatto, che è un problema di oculopatia nel tempo ti può portare a un problema di cecità. Un problema alla rotula nel tempo ti può portare problemi di crociato arrotto, di displasia e quindi di interventi e quindi di conseguenza una vita limitata. E giustamente, come dice Martina, ho dovuto fare una sterilizzazione perché ovviamente i problemi possono essere tanti e fastidiosi. E per questo è importante che quando uno decide di comprare un cane, si rivolga ad un allevatore serio e soprattutto quello che io dico sempre, non vi limitate quando vi dicono figlio di campioni. Lo sappiamo benissimo, ci sono dei campionati che insomma è un po' come una partita a Monopoli, no? Quindi perché suo padre è campione. Il fatto che il padre sia campione non significa che il figlio sia sano. Il fatto che il padre sia un campione non significa che il figlio sia un campione. Un allevatore serio ha a disposizione tutta la documentazione, quindi oltre il pedigree,
C'è il libretto dei vaccini, c'è il microchip, ci sono i test, ci sono tutta una serie di documentazioni che l'allevatore deve fornire a chi compra un cane, ovviamente a garanzia di quello che sta prendendo, e per evitare poi successivamente, insomma, di ritrovarsi purtroppo un cagnolino non in salute. Infatti lei ci ha appena scritto, è vero, io l'ho fatto per la paura che trasmettesse tutto ai futuri cuccioli. Certo, e ovviamente lo trasmettono. Quindi, se uno lo può evitare, è meglio. Allora, ti chiedo un'altra cosa. Tu come Sì. allevatore, comunque, cosa consigli quando, non lo so, io vengo da te, voglio comprare un cucciolo di Jack Russell Terrier. Cosa mi consigli a casa? Come, comunque, cosa devo fare? Allora, guarda, noi sotto questo punto di vista siamo abbastanza pesanti, nel Bene. senso. Allora, per me è d'obbligo, quando la gente compra un cane, quindi a trattativa finita, il cane è comprato, prima di arrivare al cane a casa deve arrivare il corredino. Il corredino non sono i giochini, le traversine, le salviettine, il profumino. Il corredino prevede che il cliente debba comprare un trasportino, un recinto, il trasportino per l'auto, le ciotole, gli stessi croccantini che abbiamo dato noi al momento dello svezzamento. Che abbia avuto un minimo di formazione e informazione su quelli che sono i primi giorni di gestione dell'animale a casa. Lo step successivo prevede un incontro con un educatore cinofilo, una puppy class organizzata, in modo tale da gestire e crescere questo cane, arrivare a circa 8-9 mesi, normalmente in concomitanza della maturazione sessuale. E avere un soggetto, oltre che bello, sano e dal punto di vista psicologico sereno. E quindi inquadrato con quelle che possono essere le regole. Un'altra cosa fondamentale che dico sempre io è che quando arriva un cane a casa bisogna limitare il pellegrinaggio dei parenti che lo vengano a vedere, e prenderlo in braccio, toccarlo, farlo dormire sul letto. Inizialmente tutto questo va evitato perché comunque il cane arriva a casa, si deve ambientare, il posto è nuovo, ha bisogno di serenità, ha bisogno di tranquillità. Esatto. Tolto dai genitori, tolto dai fratelli, posto nuovo. Esatto. E quindi diciamo che un po' loro rimangono spiazzati perché innanzitutto appena tu gli dici di comprare un trasportino, loro identificano il trasportino come uno strumento di tortura. Allora ti dicono: no, poverino, il trasportino no, ma io lo devo tenere chiuso. Ma signora, a casa mia stava chiuso, quindi non capisco perché lei ora non lo deve tenere chiuso. Oltre che ricordo sempre che camminare con il cane in macchina libero non è una cosa fattibile, è una cosa pericolosa. Oltre che i Jack Russell, nella fattispecie, essendo dei cani da caccia, dei cani da tana, amano stare chiusi. Io certe volte i miei li trovo in buchi, mi devi credere, Lisa, impensabili, impercettibili, no? Allora io pure certe volte faccio la mamma pancina, no? Che gli compro lettini, cuscinoni, e poi li trovo rannicchiati nella cassetta delle patate, in una cassettina di legno piccola, messi là tutti aggomitolati. Sì. Esatto. E dormono lì, o piuttosto che ne so, trovano la paglia e quindi si vanno a infilare là dentro. Perché comunque, al di là del fatto che vivono dentro casa, loro hanno qui una mappa mentale genetica che è quella del cane da caccia, ciò significa che fanno il buco sulla terra e preferiscono dormire lì piuttosto che dormire su un cuscino. Quindi ovviamente quando un cane arriva a casa uno deve cercare quanto più possibile di rispettare, capire le esigenze dell'animale e avvicinarsi quanto più possibile a quello che è la caratteristica di quel cane. Un cane piccolo che lavora in tana necessita di posti piccoli, più è chiuso, più si sente sicuro, più sta sereno. Paradossalmente, più spazio ha, più ambienti aperti ha, più sono le possibilità che il cane possa vagare, farsi male. Ovviamente io sto parlando sempre di un cucciolo che arriva a casa, no? Quando poi il cane caratterialmente è formato, ovviamente tu lo... Insomma, vive la casa, conosce la casa e quindi lo gestisci in maniera differente.
ma quando sono cuccioli hanno una vita limitata, oltre che, io ricordo sempre, normalmente un cucciolo dovrebbe dormire tra le 12 e le 14 ore di sonno. E invece oggi i cani stanno 12-14 ore svegli, ragion per cui poi quando arrivano in intolettatura, ad esempio, sono nevrotici. Verissimo. E questa è una cosa importante, una cosa fondamentale, che ovviamente chi prende un cane magari non lo sa. Ed è per questo è importante rivolgersi a persone che sanno quello che fanno ed eventualmente poi consigliargli un percorso ad hoc, che serve appunto per poi poter vivere serenamente, affrontare la quotidianità, no? Per esempio, anche andare Esatto. al parco. È importante che il cane sia socializzato, che vada al parco, che incontri altri cani. E un cane che non è socializzato e va al parco è un cane che può avere delle problematiche. E quindi se uno può evitare tutto questo, insomma, sarebbe un po' meglio per tutti. Verissimo. Vero, perché comunque nel senso abituarlo da piccolo, come a socializzare, come andare dal tuo allettatore, come andare dal veterinario, cioè ti levi delle fatiche disumane. Perché veramente Mamma mia. prima Certo. lo fai e meglio è, però il problema è che tante volte questa cosa non si capisce. No. Vuoi dire ancora tu qualcosa? Possiamo vedere qualcuno dei tuoi, se è possibile, che c'è in giro o no? C'è Sì, qualcuno da qua. vedere? Quello comprato su Subito 100 euro. Frankie, 12 vieni qua. Vieni qua, Frankie. anni, giusto? Sì, vieni qua, Franchino. Vieni. Vieni qua. Vieni qua. Ma non C'ha sei la così barbetta bionda. bellissimo, dai! Ma guarda sti denti così! Carinissimo! Patatino! Lui è la versione a pelo corto, no? Che paradossalmente, ad esempio, molti sono convinti perché è a pelo corto che non perde pelo. È una disgrazia perché perde pelo tutti i giorni, tutto l'anno. Non sono E lo dici peli, sia sono dal aghi che predatore si. che dal levatore, vero? Sì, assolutamente. Ed è veramente, veramente fastidioso. Mentre il pelo ruvido, che poi magari lo vediamo dopo, è meraviglioso, non perde un pelo, non fa puzza. Fantastico. È Sì, una passione. esatto, sì, un altro pianeta. Ma come mai poi dal pelo corto siete andati al pelo duro? Ma È in proprio realtà, un po'. no, in realtà è il contrario, nel senso che originariamente è col pelo duro, Ok. ovviamente non i peli duri che abbiamo oggi, no? Ma Sì. era un pelo duro, fil di ferro, spelacchiato, aveva una maggiore concentrazione di pelo sulle zampe piuttosto che nella barba, perché ovviamente essendo dei cani da caccia necessitano di una protezione maggiore. Poi ovviamente negli anni, grazie alla selezione, c'è stata, diciamo, un'evoluzione fondamentalmente, perché oggi non cacciano più. Quindi diciamo che la selezione ha lavorato, si è un po' trasformata e ha cominciato a selezionare cani per bellezza, fino ad arrivare ai giorni d'oggi e quindi arrivare in esposizione e vedere questi cani con queste barbe, con questi zampotti pelosi, un po' come se fossero degli orsacchiotti fondamentalmente, che per certi versi non è corretto, perché comunque deve essere un manto funzionale, è sempre un cane da caccia, quindi comunque anche in termini di selezione deve essere selezionato bene il pelo, perché diversamente se un cane non è selezionato bene, non ne risente solo l'aspetto fisico, ma ne risente anche il pelo e quindi si rischia di avere una tessitura sbagliata. E quindi di conseguenza un pelo non corretto fondamentalmente. Poi è ovvio che, un po' come tutti i cani, c'è la variante a pelo corto che si è mandata avanti nel tempo, ma
paradossalmente negli anni è andato un po' a perdersi. E questo per la razza rappresenta un problema, perché tu considera che per far sì che questo pelo duro, sia corretto, sia completo e sia funzionale, in realtà di tanto in tanto servirebbe un pelo corto. Solo che dal punto di vista estetico il pelo corto è meno interessante rispetto al cane con la barbetta. Tant'è È vero che nel mondo la maggior parte dei Jack Russell allevati ovviamente sono a pelo ruvido. Quei pochissimi, pochissimi, perché sono veramente pochissimi allevamenti che hanno dei cani a pelo corto, anche in esposizione hanno difficoltà, perché ovviamente dal punto di vista estetico quello è più scenografico. Per quanto mi riguarda, poco importa, nel senso, se il cane è bello, cioè morfologicamente strutturato bene, è bello sia che sia a pelo corto, cioè, sia che sia a pelo corto, sia che sia a pelo lungo. Esatto. Quindi, Ma parliamo un po' di toelettatura, che dici? Visto vai, che siamo già a metà del nostro percorso. vai, vai. A che età si inizia? Perché ogni volta quando sta adesso parlando di un Jack Russell a pelo duro, comunque anche nel senso parlando anche di un pelo corto, comunque io consiglio sempre dopo fatti tutti i vaccini, prima si porta dal toelettatore, meglio è. A volte quando lo dice il toelettatore sembra che dica cazzate perché poi magari lo portano dal veterinario, ma no, lo porti a 6 mesi, ma no, lo porti a 1 anno, non c'è bisogno. Poi però a 6 mesi, a 1 anno ti arrivano dei cani, come hai detto prima, che non sanno stare sul tavolo, magari fobici, che hanno paura perché non sono mai stati toccati, non sono mai stati lavorati e il toelettatore, cioè a volte si trova comunque non nel panico, ma comunque dire devo risolvere un problema, comunque non stato creato da me. Cosa faccio? Allora, guarda, quando la signora Maria, chiamiamola così, no? La famosa signora Maria, quella che frequenta i saloni di toelettatura di tutto il mondo, che chiama e dice: salve, ho un Jack Russell che ha 1 anno e deve fare la prima toelettatura. Al che ovviamente io dico: signora, scusi, ma com'è possibile che questo cane ad 1 anno deve fare la prima toelettatura? No, perché il veterinario mi ha detto che prima di 1 anno non andava fatto. Bene, allora prenda un appuntamento col veterinario e se lo faccia fare ora. Semplice, Bravo. semplice. Mi dispiace, ma è semplice. Nel senso, un cane nasce, cresce, comincia il protocollo vaccinale. Finisce i vaccini e deve obbligatoriamente venire in toelettatura. Non perché deve farsi bello, perché deve andare alle mostre, perché deve fare chissà che cosa. Sì, perché anche È quando chiamano. importante che Quando chiamano, che anche ti dicono, sì, ma tanto non lo devo portare in esposizione, per quello ho aspettato. Stai dicendo, è importante? Certo, al che io rispondo, quindi lei mi sta dicendo che comunque ha un cane da show. Grande. Non lo devo portare in esposizione, quindi lei ha un cane da show? Giusto. Mi dispiace, Lisa, però dico, io ho 20 anni che faccio questo lavoro e ormai, sinceramente, poco mi importa quando hanno queste sparate. Il cane deve venire in toelettatura perché? Non per farsi bello, ma deve capire che viene manipolato in un determinato modo. È un ambiente che non è familiare, ci sono rumori, ci sono altri cani, ci sono altre persone. Poi, se è un cane che necessita una toelettatura piuttosto che necessita solamente il bagno, bisogna pulire le orecchie, bisogna pulire le zampe, le unghie. Che sono tutte quelle operazioni che anche poi il cliente può fare a casa. E nella maggior parte dei casi, noi lo sappiamo benissimo, i cani non si fanno toccare dai padroni perché li mordono. Questo perché succede? Succede perché non sono abituati a essere manipolati, o peggio ancora, vengono manipolati in maniera sbagliata. E Ma perché allora, continuare? ecco, brava.
perché poi sono tutti scienziati, no? Ovviamente il cane finisce i vaccini e deve venire in toelettatura. Punto. A me dispiace, ma nel mio salone, se arriva un cane per la prima volta, 8, 9, 10 mesi, specialmente dipende che razza è, no? L'altro giorno mi ha chiamato uno con un lupo cecoslovacco di un anno che doveva fare il bagno per la prima volta. Anche no, nel senso, faccio il toelettatore già impegnativo. Se volevo fare l'addestratore andavo in un circo. È importante che il cane venga abituato e soprattutto queste persone che per un anno il cane non lo toccano, sono le stesse persone che se malauguratamente il cane dovesse avere un problema di otite, non riescono a mettere le gocce nell'orecchio, perché ovviamente il cane diventa il demonio. Cerca di morderli, non se lo fa Ecco, mettere, e allora quindi quello che spiego o sempre dal io è. veterinario o la museruola, o lo fa il Brava, veterinario o la brava. museruola. Quello che spiego sempre io, no? Noi ad esempio, guarda, stamattina ha chiamato uno, posso portare il cane? No, guardi, noi lavoriamo per appuntamento, prendo le informazioni di un cucciolo. Al che io dico, guardi, specialmente che è un cucciolo, normalmente noi facciamo un appuntamento dedicato. Perché? Perché abbiamo bisogno di più tempo. Perché è la prima volta. Quindi non posso prendere il cane, metterlo nella vasca, asciugarlo e fare. Ok. Nella fattispecie, quando si tratta di cani a pelo ruvido, spesso quando chiamo ne dicono: ah, devo fare il primo stripping. Non devi fare il primo stripping. Devi portare il cane in toelettatura. Poi deciderò io se è il caso di poter fare lo stripping. Perché prima di fare lo stripping dobbiamo un attimo vedere il cane. Uno, se è nelle condizioni di poterlo strippare, e due, se effettivamente il cane è un cane che collabora. Per questo è importante. Tu considera che noi i nostri cuccioli li consegniamo a 3 mesi, che già sono toelettati. Ok? Quando mi chiamano e mi dicono devo fare il primo stripping che ha 8 mesi, e io dico, signora, ma come mai così tardi? Come tardi? L'allevatore Ma gliel'ha otto fatto? mesi! Signora, 8 mesi, signora, lei è in ritardo di almeno 5 stripping. È vero. Quindi, Ma il problema molti. è anche di tanti allevatori, perché adesso non parlo del Jack, ma anche di altri cani che mi capitano in toelettatura. Eh sì, l'allevatore mi ha detto poi che sarà da fare. No, l'allevatore, secondo me, è giusto che gli faccia la prima toelettatura, comunque anche la seconda. Cioè, è Allora, importante. Eli, lo sai anche cosa succede, perché io, insomma, dico, tra di noi allevatori spesso ci si parla, e non soltanto di Jack Russell, di Cocker, di Scottish, di Fox, di Barboni. Quando una persona compra un cane e tu gli dici che il cane necessita una toelettatura mensile, che ha un costo che può variare tra i 50, i 70 e gli 80. Capito? E quindi allora cercano di temporeggiare un pochettino. Ovviamente, per quanto mi riguarda, questo è un discorso disonesto, nel senso che io quando devo dare un cane, la prima cosa che dico è: guardi che il mangime le costa 100 euro, guardi che la toelettatura le costa tot, guardi che il veterinario le costa tot, guardi che cioè, lei comunque deve avere per il cane un budget mensile che va da A. Ma nessuno ti obbliga a prenderlo. Brava. Se lo prendi è perché tu gli devi dare e gli vuoi dare quello che lui necessita. Certo, assolutamente. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista io sono molto, 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 molto Esigente. esigente. Sì, anche senza filtri, perché quando ti arriva un cocker in negozio, per la prima volta che ha 9 mesi, e non parliamo dei cocker che hanno 3 peli spelacchiati con 14 nodi, parliamo di questi cocker, come dice l'amico mio Nicola, 2.0, che hanno delle zampe che sembrano dei mammut. Cioè, C'è un cocker quando ti arriva un cane così, che poi quando tu gli dici, guardi, mi servono all'incirca 2 o 3 ore, loro ti dicono, 2 o 3 ore, cazzo, cosa ti 2 o 3 ore, farai in ma 2 anni? 8 mesi di lavoro arretrato, ma in quanto tempo lo vuoi fatto? No, che poi tra l'altro neanche magari sono mantenuti perché i nodi non sono stati tolti, quindi ti arrivano con queste zampone pelose solo di rasta che tu dici, cioè, ma perché povero cane, perché?
E questo, ma è una cosa anche che quando mi chiamano e magari mi dicono, come hai detto prima, a 8 mesi deve essere il suo primo stripping o la sua prima toeletta, e poi magari ti chiedono il costo, io comunque do sempre mai un costo giusto, dico un costo indicativo, giusto, un Certo. prezzo di partenza a partire da. E magari poi ti dicono, ah, costa così, e quando magari poi arrivano in toelettatura costa di più perché il lavoro è di più, però non è colpa del Certo. cane. Se il costo poi è maggiorato, è perché proprio se prima lo iniziavano prima era meno il lavoro, erano meno i mesi che il lavoro non era, cioè che il lavoro Sì. non era stato fatto. Quindi anche prima si Ma fa. infatti è quello che dico sempre io. Certo, è quello che dico sempre io, un cucciolo che arriva a 4 mesi, innanzitutto ci si impiega 45-50 minuti, quindi di conseguenza il costo è ridotto, la superficie da lavorare è ridotta, il tempo che il cane sta in toelettatura è ridotto. Ok? È ovvio che se tu arrivi in toelettatura con un cane che per 8 mesi, 8, 9, 10 mesi, ha fatto quello che cazzo voleva. Scusatemi, le posso dire la parolaccia? Sì. Siamo ormai passato il coprifuoco. Ok. Che per 8 mesi tu non lo hai spazzolato, gli hai passato le salviette. Ma cosa poi noi Esatto. possiamo fare? In più il cane magari che non sta fermo perché non è abituato a essere mangiato. Ma no, ma no, ma a me quando mi chiamano e mi dicono, ma orientativamente quanto mi costa? Esatto, orientativamente quanto mi costa? Ma signora, non c'è un orientativamente. Io l'unica cosa che le posso dire è venga con il cane e lo vediamo insieme. Ma non c'è. Io so che se tu mi porti un cucciolino di 3 mesi, siamo all'incirca sui 40 euro. Ma se tu me lo porti a un anno, con un anno di pelo, No. diventa un po' E beh. complesso, ecco. Quindi Anche cane in perché. toelettatura subito, finisce vaccini e viene, punto. Ecco, il proprietario a casa, secondo te, deve passare qualcosa su un pelo ruvido? Deve fare qualcosa? Sì. Allora, il Jack Russell a pelo ruvido ha come caratteristica il fatto che è un cane che non perde pelo, non fa puzza, è autopulente, è idrorepellente. Quindi Cosa ci vuol dire? vuole niente a mantenerlo. Brava, ci vuole niente a mantenerlo. Occorre solo una spazzola naturale di queste con le setole di cinghiale. Va spazzolato una volta al giorno, ogni 3 giorni, una volta a settimana. Il cane torna nuovo, brilla, pulito e tutto. Ovviamente, questo per quanto riguarda il mantenimento a casa. Per quanto riguarda la toelettatura, l'ideale sarebbe che il cane, insomma, ogni 2 mesi massimo venisse in toelettatura. Giusto per mantenerlo fondamentalmente, perché ovviamente poi anche lì, se non sono 2 mesi, sono 3, sono 4, sono 5, sono 6, la riuscita del lavoro non è delle migliori, il pelo anche lì arranca e quindi fondamentalmente lavori male, hai un risultato brutto e molto probabilmente un cliente Non rimane insoddisfatto. Quindi, soddisfatto. sì, quindi anche lì è importante, no? Che loro cosa fanno? Vengono col cane e poi ti portano la fotografia e ti dicono, o peggio ancora, quando si tratta di Jack Russell e magari vengono in negozio con il loro cane, io ho i miei, e quindi loro li guardano e mi dicono, ah, quindi viene così. Non... Mia genetica, sì. Non può venire così, può venire così se lei mi segue, se lei fa il mantenimento a casa, se lei viene ogni 2 mesi in toelettatura, Sei ci sarà il un momento in cui, piuttosto amicizia. che 2 mesi, sono un mese e mezzo, piuttosto che 3, se lei fa quello che le dico io, sì, se lei fa quello che dice lei, no.
Semplice. Vero. Facile. Più Quindi. semplice, più facile di così. È che Sì. tante volte non capisco questa paura a volte di fidarsi del tuo elettatore, comunque, perché magari hanno parlato anche col veterinario. Per carità, il veterinario, cioè io non mi metterò mai dalla parte del veterinario, non darò mai consigli, anche se tantissime volte penso che anche a te, a volte prima di chiamare il veterinario, magari chiamano il tuo elettatore. Oh, ma succede questo, ma secondo te no? Nel senso, vai dal veterinario, punto. E questa cosa qua non riesco ancora, capito, a entrare a capire come mai. Allora, guarda Eli, io devo dire sotto questo punto di vista sono fortunato perché Anch'io, però. ho molti veterinari con la quale collaboro perché non sono solo veterinari, ma sono anche allevatori. Ok, Ah, allora, quindi hanno una marcia in più. esatto. Ovviamente anche a me è successo il cliente che è venuto con lo shampoo Baby Johnson o piuttosto il Chili o piuttosto non so cosa per lavare il cane, no? O anche a me è arrivato il cane che il veterinario ha detto di non lavarlo prima di un anno. Però devo dire che oggi capita raramente una cosa del genere. Capita raramente. Ovviamente l'importante, come dici tu, è riconoscere quel limite di confine tra il tuo elettatore e il veterinario, nel senso, io stamattina, ad esempio, ho fatto una cocherina, no? Mi sono accorto che aveva la cute particolarmente arrossata, aveva forfora ed era maleodorante. Quindi, a grandi linee, io ti dico che ha un problema dermatologico. Punto. Al che dico, guarda, siccome ha questo problema dermatologico, ah, ma cosa può essere? Non lo so cosa può essere. Vai dal veterinario, però facciamo una cosa. Io adesso utilizzo un prodotto dermatologico, quindi Apposito ti per lavo il cane, ti lava il cane con un prodotto dermatologico. Il veterinario lo controllerà su una superficie pulita, potrà fare il vetrino, il raschiamento, gli esami, tutto quello che vuole, e ovviamente poi, in base a quello che viene fuori, ti può dare una cura. Ecco, ad perché una esempio. sporcizia, esatto, potrebbe, cioè un Brava, problema esatto. dermatologico potrebbe essere solo Certo, sporco, cane non lavato certo. perché ha aspettato 8 mesi. Brava. Ovviamente questo cosa comporta? No, ritorno un attimo indietro quando io dico lavorare di qualità e non di quantità. Lavorare di qualità perché ti rendi conto che c'è un problema, individui il prodotto giusto per quel problema e ovviamente tutto questo ha un costo perché è un valore aggiunto. Morale della favola, il cane è andato poi dal veterinario. La cliente mi ha chiamato e mi ha detto: Ah, sai Fabio, grazie, grazie. Era una piodermite. Ovviamente io, se è una piodermite, non lo so. A grandi linee ti dico che è un problema dermatologico. Ok? Cosa ha detto il veterinario? No, il veterinario mi ha detto di organizzarmi con te per fare i trattamenti. Punto. No, devo fare il bagno con questo, con questo, con questo, con quello, con quell'altro. Quindi ovviamente in base alla diagnosi del veterinario io adesso mi farò il mio programma di trattamenti che Con i venderò alla signora prodotti con i prodotti giusti, specifici per poter risolvere questo problema, ma ovviamente in sinergia col veterinario. che abbiamo. Ecco, Perché allora aspetta, comunque. c'è una mia carissima cliente che lei è un Jack Russell, gliel'ho sempre fatto io da quando era piccolissima, infatti scrive: ti ricordi la prima toilettatura di Zoe quando l'hai asciugata col phon tenendola in braccio? E immaginati, sei il phon gigante qua e Esatto, lei sì. piccola così, suo primissimo stripping, Sì. bravissima. È un amore, è un Sì, amore. sì, 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 E sì, sì. adesso lei scrive: tante persone pensano che lo stripping sia doloroso per il cane, anche alcuni toilettatori. Vai, No. allevatore e toilettatore, spiegalo tu. Allora, mi dispiace, ma un toilettatore che dice che lo stripping fa male e me ne prendo, me ne assumo tutte le responsabilità, mi dispiace, ma non può essere un toilettatore. Ma è un Cattiva, lavacani. cattiva. Assolutamente no. Lo stripping, se fatto bene, è solo ed esclusivamente sano, piacevole, e gradevole e soprattutto ha solo ed esclusivamente pro.
Esatto. Fa Scusami. male nel momento in cui non è pronto per essere strippato, allora sì, fa Guarda la male. cliente cosa ha scritto? Lavacani. L'ha detto lei. Grande Ok, l'ha detto giusto. lei. L'ha detto lei. No, non fa male, non fa male, assolutamente non fa male. Anzi, il cane prova piacere, lo vedi che fa tutte queste facce. Oppure li tiene Assolutamente. sdraiati. Assolutamente sì. Vedo se riesco a prendere un cane Dai. mio e vi faccio vedere che come Il pelo. Bravo. la In spennacchio. diretta. Massimo, aspetta, allora, un secondo solo che vedo di prenderne uno qua fuori. Va bene. Io ne approfitto e bevo. Bufa. Bufa. Oh. Quindi in diretta adesso vedremo il dolorosissimo stripping che verrà fatto a, come si chiama? A Gufetta. gufetta. Sentiremo adesso gli urli, le strilla. Allora, Gufetta ovviamente Bellissimo. essendo un cane di un talettatore non è talettata. Normalissimo, scusami. Esatto, sembra una randagia. Ah, stai ferma, gufa. Ok, allora, lei è gufetta. Oddio, aspetta che si è messo anche il mio. Ciao, gufetta. Ciao, ma sei bellissima. Allora, guarda qua. Aspetta che sei bloccato, vai. Non mi sembra che abbia fatto una piega, anzi, ti sta baciando. Guarda qua. Cioè, e non stiamo parlando di un ciuffo, eh? Stiamo parlando di No. ciuffi, non un pelo, eh? Dolorosissimo. Sei un maltrattatore di cani? Guarda. Ragazzi, questo è lo stripping. Questo è. Questo. Tra l'altro. Se guardate lei, non fa proprio, non accenna a niente. Non Che fa una c'è, Gufo? piega. I tuoi sono i tuoi, te l'ho levati tutti, 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 tutti. Amore, ma sei bellissima. Quanto tempo ha? Bellissima. Gufetta adesso 3 anni. E fuori, ad esempio, abbiamo il nostro maschio che è, diciamo, in prossimità di un'esposizione, quindi è super tolettato. Oggi lo abbiamo lavato e lui in questo momento, siccome è in una condizione di pelo ottimale, non ha un pelo che viene via. Ciò significa che se io dovessi forzare a toglierlo, ovviamente si fa male. Certo. Per Poi ti dico questo dico io, un tolettatore non può dire che lo stripping fa male. fa male se non è fatto in, magari anche in un modo corretto, perché ci sta anche quello, quelli che ti raspano via anche il muscolo al cane, ma o che lo fanno quando il pelo non è pronto, quando il pelo non è corretto, come adesso tu hai questo cane fatto, strippato, toilettato alla perfezione, è come se Esatto. strappassimo a noi i capelli, è la stessa Esatto, cosa. Questo esatto, è un buon esatto, toilettatore, un bravo toilettatore lo riconosce. esatto. Certo, ragion per cui quando la gente mi chiama e mi dice salve, volevo un appuntamento per fare lo stripping, io dico sempre, ma intanto quando l'ha fatto l'ultimo? Ah no, l'ho fatto un mese fa. E allora se l'ha fatto un mese fa, probabilmente c'è poco da fare. Se l'ha Mi stai fatto 8 mesi chiedendo fa. se è possibile vedere il maschio? Certo. Scusa, ma qua sono No. esigenti, eh? Lo vado a prendere. Che fai tu? Vieni qua, Trito, vieni qua. Vieni qua, Trito, vieni. Oddio, ma ciao bellezza, ciao bellissimo. No, no, un pelo fuori posto. Ah, aspettate. No. Arturo! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
Vieni qua, qua. Allora, tipo. lui è toelettato, ok? Quindi, aspetta, stai fermo. Vedete, se si riesce a vedere, è quasi aderente come pelo, no? Perché Perfetto. ovviamente è molto corto. Niente, Arturo vuole scendere, vuole fare il ribelle. E quindi, essendo molto corto, insomma, è funzionale, è organizzato, non c'ha pelo da rimuovere. Quindi significa che se io ora dovessi prendere un coltellino o anche con le dita stesse provare a strippare, si fa male. E quindi è ovvio che poi diventa doloroso. Esatto. Ecco una cosa, anche quando ti chiamano o comunque ti portano il cane, ti dicono: no, ma il balsamo no, mi diventa come i capelli della Pantene. Io a questo rispondo sempre. Diventa Quindi, mollo. certo. Quindi, se io mi facessi uno shampoo, se utilizzassi uno shampoo per capelli ricci, io che li ho lisci, poi divento riccio. E allora, oggi le case di cosmesi e dermocosmesi animale ovviamente non hanno nulla da invidiare a quelle per utilizzo umano. Se il pelo geneticamente duro, è duro indipendentemente dal balsamo, punto. Lui, fra l'altro, oggi ha fatto un trattamento specifico, idratante, nutriente, ricco di olio, di Bella balsami, di creme. Esatto, sì. Se tu lo tocchi, è duro, nonostante oggi. Ma... come se mettessi del fil Esatto. di ferro nell'ammorbidente, rimane sempre fil di ferro, cioè non è che Certo, diventa lana. Scusa. esatto. Quindi, nonostante il trattamento oggi che ha fatto Massimiliano, maschera, premaschera, shampoo, balsamo, olio, bla bla bla, il cane mantiene la sua tessitura naturale e non ha avuto nessun problema. Poi, sinceramente, dico, io quando il cliente mi dice... Ah, mettete il balsamo no. Io dico sempre, ma mi perdoni, lei è un toelettatore? No. E allora? Su che base? Cioè, qual è? In relazione a che cosa io dovrei fare quello che mi dice lei e non quello che faccio io? No. Non sta né in cielo né in terra. Cioè, è come se io chiamassi un impresedile per fare dei lavori e appena arrivano gli dicessi, allora, fermi tutti. Io faccio il toelettatore e le devo dire come mi deve costruire la stanza. Quello mi manda a cagare. Quindi lo stesso è il cliente quando entra e ti dice: però aspetta, ti dico come lo voglio fatto. No, allora se tu sai come lo vuoi fatto, fattelo tu. Esatto. È No, ma è giusto. semplice, è semplice. Non. Chi lo fa con passione, chi lo fa con amore, chi lo fa proprio perché ha studiato, perché comunque continua a aggiornarsi. Tutti i consigli che dà sono consigli che dà per il bene dell'animale, cioè, Ma anche certo, perché assolutamente. dando dei consigli sbagliati, poi comunque a chi ritorna l'animale tenuto male, magari o comunque lavorato male, siamo noi. Quindi non è che vogliamo che il cane lavorarlo male, che poi ci torni peggio, cioè, non ha Certo. senso. No. Allora, guarda, io ho un cliente che ha uno Scottish. Ok? A Palermo Scottish non ce ne sono. Penso sia Ok? l'unico, forse. Esatto. E poi ce ne sono altri sparsi per la Sicilia che vengono da noi, però comunque a Palermo ce n'è uno solo. Non so. Quando questo cane arrivò a Palermo, io l'ho visto in una toelettatura, no? Tramite Facebook l'ho visto lì. Poi l'ho visto in un altro, poi l'ho visto in un altro, poi l'ho visto in un altro. Insomma, io ho detto tempo a tempo arriverà pure da me questo cane prima o poi. Effettivamente questo cane è arrivato da me, solo che purtroppo è arrivato da me tosato. Oh. Ok. E allora, siccome fortunatamente questo cane viene da un allevamento
che lo voglio dire perché è un allevamento buono, allevamento casa dei Westcott, che allevano sia West Highland sia Scottish. Il cane, essendo selezionato bene per carattere e tipicità e avendo una tessitura di pelo buono, lavorandolo in un determinato modo, sono riuscito a recuperare questo pelo. Al che faccio questo cane, una trasformazione veramente notevole, perché non me l'aspettavo neanche io, fondamentalmente. Esatto, quindi proprio una cosa dici, minchia, che bel lavoro. Esatto. Quando il cliente venne, mi disse: bellissimo, stupendo, io non l'ho mai visto così, ma ora io cosa devo fare? Gli faccio: guardi, lei deve venire ogni 2 mesi. Ah, ma come ogni 2 mesi? Sì, lei deve venire ogni 2 mesi, perché è inutile che lei mi viene prima o che mi viene dopo. Lei deve venire ogni 2 mesi. Punto. Allora, questo signore Eli, mi devi credere. Alla vigilia dei 2 mesi, quindi qualche giorno prima spaccato, lui mi chiama e mi dice: la prossima settimana sono 2 mesi. Volevo prendere l'appuntamento. Volevo prendere. Esatto, volevo prendere l'appuntamento. E questa persona è felicissima perché ha un cane bello, sempre toelettato, sempre perfetto. Poi è buono. E in tutto questo paga, pure anche un cliente che paga, insomma. È un cane che ho utilizzato per fare le gare pure per il Romeo, quindi Quindi insomma è immagino anche per il padrone che onore, nel senso. certo, no? E lui l'altra volta mi disse: ma a me questa cosa che io devo venire ogni 2 mesi. Io ho detto: ma perché? Ma lei ogni quanto vuole venire? No, perché io vorrei anche più spesso. No, perché non ha senso. Aspetta. Se avesse un barbone, allora sì, è come dice lei, lo potremmo lavare anche una volta a settimana. Ma uno scottish, nero fra l'altro. Figo. Ma Quindi perché? restate tranquilli. Tutto questo è fondamentale, perché se tu il tuo lavoro lo sai fare bene, lo puoi consigliare bene, e il cliente lo vede, perché te ne accorgi. Così come vede che se non viene ogni 15 giorni, il cane lo può buttare nell'immondizia. Al Giusto. contrario, questo è quando comprano un maltese, quando comprano un barbone. Io glielo dico: ragazzi, se pensate di venire in intelettatura ogni mese e mezzo, Palermo è piena di gente che lava cani, andatevene dove volete. Ah, è giusto. Perché? Perché ovviamente poi non ci sto 4 ore sopra un cane per snodarlo e per poi ritrovarmi la sera spiaccicato su un gruppo Facebook o peggio No, ancora avere la comunque per recensione. ritrovartelo il mese dopo, che comunque tu l'hai snodato, l'hai lavorato tutto, hai fatto un lavoro della Madonna, il mese dopo di nuovo punto e a capo, perché poi il mantenimento non è stato fatto. Certo, assolutamente. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista. C'è una domanda. Allora, a casa com'è meglio pulirli? Io uso un piccolo asciugamano bagnato giornalmente, intendo dopo la passeggiata. Allora, dopo la passeggiata, almeno che il cane non cammini su un sentiero di acido, di. Penso lei, questo qua è un cane di città comunque, comunque Ok. muove queste cose qua forse. Ok, allora è preferibile utilizzare un panno leggermente umido, anche con acqua semplice, per pulire le zampette, quindi gli spazi interdigitali e la zona dei genitali, se si vuole pulire quella zona. Evitate di utilizzare le salviette, perché comunque le salviette contengono profumo, contengono sostanze varie. E nelle zampe, negli spazi interdigitali tra i polpastrelli, lì c'è una maggiore concentrazione di ghiandole. Ciò significa che se fate una tantum non è un problema, ma se il cane fa 3 passeggiate al giorno e quindi 3 salviette al giorno, diventa un problema. Quindi è Forse assolutamente serve un preferibile. alcol all'interno, Esatto. soprattutto se perché l'alcol è micidiale. Esatto, quindi assolutamente sì, va benissimo un panno umido con un poco d'acqua giusto per levare, diciamo, lo sporco, magari, che ne so, della strada, del marciapiede. Sì, delle pipì magari degli altri cani che non, che sono rimaste lì a Che seccare. Vuoi aggiungere esatto. ancora qualcosa? Abbiamo superato un'ora.
Senza neanche accorgersene. dai. Ma no, io no, nel senso che non penso di avere detto tutto, nel senso C'è una domanda, quello che c'è aspetta. da dire l'abbiamo detto. Vai, vai. Laura Cristian, Balducci Betti, la spazzola con setole di cinghiale va bene su tutti i tipi di peli? E va bene per i cani di tipo Spaniel, va bene per i cani a pelo ruvido, va bene per i Cocker, quindi per i Golden, per i Labrador, assolutamente sì, è una spazzola buona che ha come obiettivo cosa fa la spazzola naturale e soprattutto perché deve essere naturale, non di silicone o Metallo. plastica. E queste spazzole naturali normalmente hanno delle setole che sono in pelo di cinghiale. Praticamente cosa fanno? Arrivano in profondità sulla pelle, assorbono quello strato idrolipidico in eccesso e favoriscono la spazzolatura perché riesce a spalmare questo strato di sebo perfettamente su tutto il manto fino alle punte. Quindi cosa fa? Lo rende idratato, nutrito, idrorrepellente e di conseguenza, esatto, sì, ve lo mantiene in ordine e allo stesso tempo se ci sono peli in eccesso, morti o sottopelo, comunque riesci anche a rimuoverlo. Ovviamente lavora su superfici non molto voluminose e soprattutto in presenza di nodi non lavora. Ciao. Non se ne rende neanche conto che c'è il nodo. No. Niente, vuoi aggiungere qualcosa a te No. che ti viene in mente, che magari non abbiamo detto, che non ti ho chiesto? Sì, nel senso che per quanto riguarda la toelettatura, è un cane semplice, è un cane rustico, è un cane che deve essere quanto più pulito possibile. Niente fronzoli, niente gonnelle, niente frange, niente barbe voluminose, niente zamponi voluminosi. Quella è un'altra cosa. Esistono altri cani, Deve Cocker. avere, esatto, deve avere l'essenziale, ma che sia ordinato. Poi per Giusto. il resto, affidatevi a un toelettatore che sappia lavorare il pelo ruvido e soprattutto nel momento in cui scegliete un professionista e vi affidate a quel professionista, almeno che non succeda proprio la catastrofe divina, io dico sempre evitate di cambiare spesso il toelettatore, perché purtroppo l'unico che ne piange le conseguenze è il cane. È vero. Guarda, durante I il cani sono lockdown, abitudinari. guarda, durante il lockdown la mia cliente, che non vedo spessissimo, io ero chiusa come da decreto, invece ci sono stati altri toilettatori che non sono stati chiusi da decreto, gli ha detto sì, te lo strippo, il cane gliel'ha rasato a zero, facendogli credere che era uno stripping, un lavoro della Madonna, un cane sempre tenuto bene, lei è disperata perché a casa non lo sapeva fare, ti giuro, ti piange il cuore perché dici cavolo, tutto il lavoro buttato, però Allora, comunque. guarda, Eli, io questo tipo di disperazione non la comprendo, non la giustifico neanche e ti spiego perché. Io ho sempre detto che lavare un cane, toelettare un cane, non è pane, nel senso, nell'urgenza lo metti nella doccia, nella pila, nel lavabo e te lo lavi. Ok? Ma cambiare toelettatura nell'urgenza? No. Perché purtroppo poi chi ne piange le conseguenze è il cane. Anche io ho avuto clienti che ho sempre strippato, poi per un motivo X sono andati da un'altra parte, poi sono tornati e quando sono tornati tosati.
E ora che facciamo? Lo continuiamo a tosare. Ah, ma io lo volevo recuperare. Mi dispiace. Questo Non livello lo devo c'è. recuperare Ma che ci devi recuperare? Ma che cos'è? Una partita a io. risico? No, no, hai ragione. Anche perché recuperare Basta. con un pelo tosato non è così piacevole. Allora sì che si può dire che magari dà fastidio al cane in confronto a uno stripping. Certo, assolutamente. Oltre che tempistiche lunghe, un costo, un lavoraccio per il cane veramente disumano, che non ne vale assolutamente la pena. Tanto siamo sempre lì, se vi affidate a un professionista, un West Highland, ve lo fa a macchinetta, che se è bravo a guardarlo da lontano, Non ti rendi conto se è stripping o non tosato? non ve ne rendete conto se è strippato, se è tosato. È ovvio che se scegliete di non andare da un torettatore, rischiate di avere un West Highland tosato col pompon nella coda e la testa esplosa. Ma questi Ma questi sono dettagli. guarda, oggi vi dico l'ultimo e poi vi lascio. Ogni pomeriggio, intorno alle 17-17:30, davanti al mio negozio, passa una signora con un cocker che è un mammut, un'esplosione di pelo. E io ogni giorno che questo cane passa, dico sempre: ma perché questa signora non viene da me? E perché questa signora non entra? Ma perché questa signora si ferma qua davanti? Perché il cane ovviamente sente gli odori e lei se lo trascina e se ne va da un'altra parte. Elisa, oggi questo cane è passato tosato a zero con il pompon nella coda e il ciuffo di capelli in testa. Elvis Presley. Io sono rimasto scioccato, tanto che la mia collaboratrice mi fa: ah, ma perché? Ma tu non l'avevi visto? No, non solo. Io domani mi metterò un promemoria alle 17 e mi farò trovare fuori, perché quando lei passerà domani, Scoppia a ridere. io la dovrò fermare e lei mi deve dire perché non è mai venuta da me e alla fine passa con questo cane tosato a zero davanti al mio negozio. Terribile, terribile, no, ma domani lo farò. L'ho promesso, lo devo fare, lo farò. Devi fare, e poi ci devi tenere aggiornati perché adesso siamo curiosi, eh? Certo, assolutamente, va bene, dai. Ancora, aspetta, c'è un messaggio ancora per te di Martina, bellissima diretta, non me l'ha dimenticato la storia che mi hai raccontato delle forbici famose, che abbiamo fatto corso a Vercelli, Club Italiano, Jack Russell Terrier. Ah, sì, Martina, certo. Vero, ne ho tantissimo tempo fa. Quando si poteva viaggiare, si potevano fare le Mamma cose. mia, da un anno e mezzo che sono ai domiciliari. Veramente, veramente. Fabio, io non so cosa dirti se non Niente. ringraziarti tantissimo, per me è stato veramente un onore. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito, tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno fatto domande. Grazie di cuore per qualsiasi cosa, rimaniamo disponibili se qualcuno volesse chiamarti, farti domande, qualsiasi cosa Assolutamente. ci siamo. E niente, concludiamo qui Grazie. con un grazie di cuore, una buona serata, una buona notte, perché penso che ormai è l'ora anche di andare a nanna. Io ancora ho mezzogiorno fondamentalmente. Ho un sacco di cose da fare. Qua c'è Gufetta. Ciao patatina, ciao bellissima, ciao patata, amore. Grazie di cuore, Fabio, grazie mille. Grazie a voi, grazie a te Eli, buona serata allora e insomma per le prossime volte quando volete a disposizione. Volentierissimo, perché si farà sicuramente. Infatti, ho detto adesso facciamo uno stop e poi per settembre si riparte. Va bene, Eh? ok. Grazie di cuore, buonanotte a tutti. Ciao Ciao Fabio. ciao, ciao ciao, grazie, ciao.